la relazione di Joseph Pauser che ci viene anche di Vienna e che ci parlerà di giochi di carte didattici didattici eh, scusi, durante il rinascimento la luce okay. very close was too close. <laughs> okay. Um, first of all, i should like to express my sincere thanks to, for the invitation to this congress, especially to professor ortali and also to manfred solinger, who supported me in many ways. i'm talking today about the invention of the educational card games uh, at the beginning of the 16th century. too so loud? not too wenig. this better? Okay. So I'm talking today about the invention of educational card games in the Renaissance time. Uh, today, the use of games, and in particular playing cards as a didactic tool, is generally accepted as a valuable teaching aid. Not so 500 years ago, when the use of playing cards for purposes other than playing games was something special that attracted attention. And gave rise to heated controversy. In order to understand the position taken at the time, we need to take a look at late medieval society's attitudes towards gaming. Games were often subject to bans and restrictions. These bans concerned, above all, all the various forms of gambling for money. Card games, in particular, which originated maybe uh, in china or in the islamic world and spread like wildfire across the european continent from about 1370 onwards, soon took the place of dice as the most popular game and were forbidden in many places. the early history of card games can, in fact, be told as a history of bans and restrictions. well, let's have only um, a look on that picture in the presentation. We see the famous itinerant preacher Giovanni da Capistrano, who preached in Vienna in 1542. After his preaching, a burning of the vanities, playing cards, board games, and so on, took place in front of the St. Stephen's Cathedral. Uh, this burning of the vanities happened all over uh, the German region. Games were. Particularly popular among students. Um, university towns tried hard to curb down student excesses, but with very little success. And here we have one example the statutes of the Collegium Sapientiae in Freiburg prohibited card games at the end of the 15th century. And Um, against this background, the prevailing skepticism regarding the use of playing cards in education is easy to understand. in the literature, the invention of educational playing cards is usually ascribed to thomas murner, a franciscan monk from the alsace region. he was a colorful personality with a comprehensive humanistic education. Uh, here we see him. Uh, in front of opponents of him, Jakob Wimpfeling, and seven of uh, seven pupils of Jakob Wimpfeling are against Thomas Murner. Thomas Murner is the man on the right side, the monk with the uh, doctoral hat. Between uh, one thousand four hundred and ninety-five, there are also two more pictures showing Thomas Murner. That's quite nice. The right one. Thomas Murner kneeling before Jesus Christ, and Jesus Christ is here shown as a bath keeper. Well, between 1495 and 1519, we find evidence of Murner's presence at the most important universities in Europe, both as a student and a teacher. He was in Freiburg, in Paris, in Cologne, in Rostock, in Krakow, in Prague, in Vienna, and in Basel. He was not in Italy, sorry for that. Um, Thomas Murner uh, got two doctoral uh, degrees one for theology at the University in Freiburg, and in Basel, he got the doctorate for uh, civil and canon law in 1519. Thomas Murner experimented a great deal with didactic methods, using and further developing the typical teaching aids of his time. He was well familiar with the As Memorativa and their diverse mnemonic aids. The main purpose of these tools was to create a systematic order of knowledge called Ordo by linking images, the Imagines, as vehicles of knowledge with places, the loci. Different models of order served to internalize the sequence of places, and Mona, for example, he used. Playing cards for this order for the first time. As far as we know today, Thomas Murner did not have any specific models to emulate, but it appears that the time was ripe for the idea. As a Franciscan monk, Thomas Murner was familiar with mnemotechnical treatises, and uh, during his stay in Paris, uh, this day provided a further source of inspiration because he studied with an, a person called Jacobus Faber-Stapulensis who had published a book called Rhythmomachia which is a mathematical board game and this Jacobus Faber also used to work a lot with diagrams with tables and stammata. now designed two decks of educational playing cards. One was intended as a teaching aid for students of Justinian's Institutiones, which is one part of the Corpus Juris Civilis. And the Institutiones are a code of law and at the same time a student textbook providing an introduction to Roman law. It played a central role um, not only in the studies of law but also in the preparatory studies of the artist's study. The other deck of cards was meant to facilitate the studies of logic on the basis of a book called Sumule Logicales or Parva Logicalia by Petrus Hispanos, which was also used as an introductory textbook in the study of artes. Muna based his work on two well known facts of card games. On the one hand, there are games with more than four suits. Which were quite common in Mona's lifetime in his home region of the Upper Rhine Valley. On the other hand, games can be taken as an allegory. The images on the playing cards can be interpreted and given a new meaning. And Detlef Hoffmann, the famous uh, scientist on playing cards, he said that Mona had the brilliant idea to combine the medieval tradition of mnemo mnemonic images with the tradition of playing cards. Nevertheless, there are significant differences in the design of the two card games. Let me, however, proceed in chronological order. First, there was the invention of the juridical card game before or around 1502. Uh, in this time, Murner started working on Justinian's institutions and he invented the corresponding educational card game. Uh, in a heated scientific controversy between Jakob wimpfling the person we saw just before, and Thomas Murner in 1502 and 1503, a pupil of Wimfelink's called Thomas Wolf the Younger, stated in a letter the following sentences. How dare he, that most garrulous of all monks, has he not spoiled Justinian's holy institutions? Through his ridiculous comments. And he has gone even further and painted little pictures on the margins. What an abuse. And now the imperial addicts have even come out as playing cards. He who commits such insults is guilty of the most atrocious crime. And Thomas Murner responded in a book called Honestorum Poematum soon after. He said, I openly admit that my inferior capabilities permitting, I have designed a card game as a commentary on the imperial constitutions to facilitate the memorizing of Justinian's text through pictorial representation. Underlining that his motivation was pure and honest, he continued In an attempt to increase the enjoyment of reading, I meant this most healthy game of the imperial institutions to replace those of lesser value. And I would consider myself happy if I had succeeded in containing evil by offering something good instead. Without any doubt, Murner's mnemotechnical efforts to facilitate the study of Justinian's institutions by means of a card game date back to before 152. The fact that the card game was widely known suggests that it was not merely a private undertaking for his own studies. presumably, hand-drawn cards and or manuscripts were in circulation. however, no such early didactic cards made by mona himself have come down to us, nor has any evidence of a printed book on this subject been found. therefore, we do not know for sure what the educational cards looked like. We are probably right in assuming that they were the direct precursors of the cards and the Cartiludium Institute book printed in 1518, which we will be referred to in greater detail later on. But first, we come to the first printed card game book. It's an educational card game book on logic, the Cartiludium Logicae, or also called Logica Memorativa. As mentioned before, the second known attempt to use playing cards for educational purposes concerned the teaching of logic. A version of Cartiludium Logique may have been published in Krakow in 1507, but it has been lost. The game was printed under the title of Logica Memorativa in Strasbourg towards the end of 1508, and it was soon afterwards reprinted in Brussels in 1509. We are not aware of a pure playing card edition in existence today. In this card game book, the rules of logic are taught by means of images based on the mnemonic tradition of the time using allegorical, symbolic, and metaphorical components. Murner visualized each chapter of the logic, logical text in one single woodcut, and in this woodcut, a central figure was shown manipulating attributes and objects that represented the subject matter of the chapter. In this way, Murner transformed highly abstract concepts into attractive and vivid pictures, creating 51 extraordinary woodcuts that together could be used as a set of playing cards. The 51 cards were organized in 16 suits. We can see the 16 suits here. For a student uh, with a level of education typical of early modern times, the illustrations and symbols could be associated more or less easily with the issues of logic to be conveyed. I have two examples of the woodcuts. Um, they shall illustrate Mona's approach one card, the left one, the five of bells. Shows a devil with a nimbus, and this stands for the term impossibility, because only holy man can have a nimbus, but not a devil. So for a student, it was clear that's, that's impossible. And the second card, the two of heads, uh, tells us the biblical story of Judith and Holofernes. Uh, the head of, Hall of Fairness is taken here as a symbol for error of judgment which is quite a humorous approach to the problem in his lectures in krakow uh, morna was so successful with his mnemonic educational cards that some even suspected him of relying on magic and witchcraft to obtain his results however when subjected to a thorough examination by the professors of the university, he was able to disprove the rumor. The professors not only declared the suspicion to be unfounded, but rewarded him with a monetary gift of 24 Hungarian guilders, which is quite a lot of money, for his admirable didactic method. Murner later expressed his satisfaction with the results by reprinting the positive testimony of Professor Johannes von Glockau, which was a professor in krakow, in his work. and here we see uh, the testimony, uh, i, master johannes von Glockau, and so on, herewith testify. we have undeniably seen and heard that father thomas murner, and so on, taught and, to our greatest amazement, applied this card game with such skill that within one month, even the most slow witted and worthless fellows showed such capabilities of learning and such strength of memory in the field of logic that Thomas Murner was suspected of applying magic rather than the rules of logic. He had made his students promise not to reveal any of that to any mortal within two years. When we summoned the suspect for clarification, he showed us his card game based on memory. And after that, we unanimously agreed that he possessed not magic, but a divine mind, and so on. So, the next card game uh, in print was the Cardiludium Institute summariae of 1518. In 1518, the legal card game was now published as a book in Strasbourg. At the same time, a real card game was produced. With the illustrations of the Cardiludium, which were the central section of the book, printed separately in uh, 121 cards. The Cardiludium Instituted, the book, was intended as an accompanying study book to the cards. Murner admonishes his students first to acquire thorough knowledge of the contents of the institutions before using the card game to memorize them. He says, Knowledge of the text of the institutions is indispensable for you. For those who have not acquired that knowledge in whatever other way, this card game is strictly forbidden. So, given the fact that the images not only imitate a card game, but that the individual illustrations actually correspond to a card game, we are fully justified in using playing card terminology. The game now consists of 12 suits of 10 cards each with the coats of arms printed on the back of the cards, plus one special card, a joker card, which was a herald with a pick on the back. In total, we have 121 cards. On the left side, you see the 12 suit symbols, the bells, the corn, heart, and so on and all the 10 cards have one ace. the first card and this ace card is uh, very special because it corresponds to the backs of the cards. here we see on the left side the book version and on the right side the, the playing card. Uh, the bells begin as an ace with emperor maximilian the first and so you see on the back of the card uh, his coats of arms, the holy roman empire. and now the, the front of the card, maximilian, emperor maximilian is sitting there. and you see on the right side uh, the, the bells as a suit symbol. and you see also a latin inscription in the suit symbol, in the bells. here it's called justitia and in the book version you see that uh, the sentence had a solution justitia est constant et perpetua voluntas justum uniqueque tribuens which is the first sentence of the institutions of justinian most important sentence there and the students could read justitia and when they have the book they, they had the solution of this definition and when they are, were playing with the cards they only had the inscription in the bell and they had to memorize the whole sentence uh, to make this uh, in a proper way so this book can be found uh, well here we have a second page there you see the two of bells and the three of bells in the book with the solutions uh, and the card, of course, has the same inscriptions. That's the two of bells, and here we have the three of bells with the inscriptions there. This book can be found uh, in several libraries. But no complete edition of the card game itself has come down to us. The only remaining copies are preserved in three places uh, in Basel, in Milano, and one is in the Kunstkammer of the Kunsthistorische Museum in Vienna. Most of the pictures uh, come from the Kunsthistorische Museum in Vienna. Uh, the complete set of cards comprises 12 suits. I said that before. The suits used by Mona were quite typical for the Upper Rhine region. Here we see the com complete ten cards for the first suit, for the bells, and here I can show you all the aces of the other suits and the back of the cards, which represent the coat of arms of the imperial princes, which are shown as an ace of the card. For example, the first one is the emperor. Second, third, and thir uh, the second, the third, and the fourth form are arch archbishops. Then we have the king of boh Bohemia with his coat of arms, and quite a lot of other dukes of the Holy Roman Empire in the rest of the cards. So, what you see now is the Joker card. Um, the verses inscribed on the banner underline the didactic advantages of the card game here the herald is saying do not be shy it will be great fun a most amazing thing to learn all the imperial laws and decrees merrily by means of delicately drawn pictures presented in the proper order in this mocking persiflage of the herald the announcer of the commands issued by authorities Nicknamed is nicknamed Mulhans, which would be right translated something like Big Mouth. And this Big Mouth invites now the students to study more effectively by means of a card game. To take the satire to perfection. There is the image of the wild sow, the pig on the back of the card. And let us not forget that Murner's opponents had blamed him for feeding the most beautiful pearls of the law to the swine, and so this is also quite a humorous approach uh, to criticize his opponents. According to Murner, the cards were only meant to help the students memorize what they had already learned. The cards alone would never be able to convene to convey the substance of the institutions murner repeatedly underlined the importance of sufficient prior knowledge and the attendance of university courses for a full comprehension of the text rules of the game in the modern sense of the term have not come down to us murner never intended to create a specific game but wanted the cards with their illustrations to be understood as a learning tool he therefore designed his cards in question-and-answer style for students to memorize the material taught. He meant his students to use the cards also for self-testing. So we now go over to the further development of teaching cards. Soon after the publication of Murner's first educational card game, there was a book published by Matthias Ringmann, also a disciple of Jacobus Faber Stapulensis. Which was called Grammatica Figurata. Uh, it was also in the format of a didactic card book, and it was probably inspired by Murner's example. Rinkmann designed a Latin card game to facilitate the study of Latin grammar. His subject was the first part of the grammar of Donatus, uh, which was the grammar for young students and young pupils. And he intended to publish a book with. 92 cards and a game with 130 cards. However, this card game was not particularly successful. One year later, we have a book called Ludus Artificialis by a person called Nicolaus Simonis. It appeared in print, but it contained only one single illustration you see it behind uh, in the style of Mona's logica memorativa. Then it was not before 1590 that educational cards experienced a renaissance. A geographical set of playing cards by a man called Augustine Reither can be found now in the British Museum. It's a complete pack of 52 playing cards depicting the counties of England and Wales, with eight introductory cards. And here you see four of the introductory cards. Uh, the Madame—that's uh, that, Queen Elizabeth in red over there. Then, the next stage was 1644 when Cardinal Mazarin had ordered four card games to be produced for the education of the Dauphin, later to become King Louis XIV. The use of educational playing cards at the French court in the 17th century proved to be far more influential than Mona's cards a century earlier, and it did not take long before such card games were imitated all over Europe. From the middle of the 17th century onwards, numerous didactic card games have come down to us. Card games were now used to teach a great variety of subjects, such as genealogic and heraldic studies, astronomy, geography, mythology, history, military studies, and so on. Well, to conclude, some of Murner's contemporaries hated him for his pedagogical <laughs> skills his opponents among the humanists of the time attacked him repeatedly, especially because of his didactic use of games. and today, thomas murner, so often vilified in his day and age and despised even in the 19th century as the citation, inventor of the evil art of teaching science through card games, is now fully recognized for what he was, a man of great didactic talent. thank you very much. Grazie molto Josef, adesso passiamo alla ultima relazione di questa mattina, quella di Paolo Caprigiano, giochi nei, giardi, nei giardini dei Gonzaghi, il caso di Marmoli, Marmirolo, scusi, pronuncio molto male. Deve caricare il file, è un po' pesante. Sì, ecco. Intanto comincio con brevi ringraziamenti eh, al professor Ortalli, al Toccati Veronese, alla Fondazione Benetton, nella persona soprattutto di Patrizia Boschiero, che conosciamo ormai da lungo tempo e dalle vacanze montane, quelle delle Dolomiti. Eh, io ho moltissime immagini, devo dire, molto più di quante sono state progettate fino ad ora, per cui farò semplicemente un commento ragionato ma essenziale a queste immagini riservandomi poi di sviluppare questi tanti, forse troppi temi per gli atti del convegno. Questo è il nostro scenario, ho utilizzato materiali naturalmente, soprattutto cinquecenteschi, e segnati in rosso vedete i tre giardini dei quali andremo ad occuparci tra i giardini che non esistono più. Eh, se uno non si lascia prendere dallo sconforto, il fatto che non esistono più invece è un bel pretesto per andare a caccia di immagini che comunque siano pertinenti per illustrare quello che non c'è più. E cominciamo subito con il barco di Goito. Goito era un centro importante, non sto a dire perché, era sul Mincio, quindi strategicamente consisteva in un grande recinto fortificato che chiudeva tutto l'abitato, in una rocca, la rocca, eh, ah, ecco qua il mouse è qui, no, vabbè, è questa, ma noi ci occuperemo soprattutto di questa che nella carta che ho utilizzato è segnata come palazzina, che palazzina non era in verità. Noi andiamo a vedere il progetto originario che è questo, non è lo facciotto, sul retro segna fontana di Goito, una grande fontana, il lato minore era di... Eh, non è colpa mia. Eh. Questo lo detraggo dal tempo che mi è, che mi è dato. Eh. Che succede? Sto parlando di una burla, naturalmente, quindi ecco, infatti la burla c'è in effetti. E in questa fontana dicevo, di grandi dimensioni, era, eh, che ho segnato circa 39 metri, lato corto, per quella grande vasca non il facciotto che è l'architetto ma il prefetto delle fabbriche prevede questa burla. Non leggo il documento ma la racconto, eh, c'era una passerella che portava sull'isola al centro, però cosa succedeva? Quando erano 8-10 persone sulla passerella si inabissava, andava a fondo. Correvano sull'isola e anche questa andava a fondo. Tra l'ilarità degli spettatori a cui era riservata naturalmente questa balconata cui si accedeva attraverso le scale. Tutto finiva perché poi a un certo punto riemergeva perché potessero andare a rasciugarsi al sole. Quindi tutto molto semplice. La burla non c'è più, non c'è più l'acqua, però io comunque vi ho riservato una burla che è questa. Ho inserito qui un mascherone mantovano, questo di Adamo Scultori, e immagino questo come lo sghignazzo di coloro che assistevano ai malcapitati che andavano a fondo nella fontana. Cambiamo subito scenario. Qui Goito è finito. E andiamo invece alla favorita. Favorita non era una villa, era una grande residenza alternativa rispetto a quello che chiamiamo oggi il Palazzo Ducale, situata appena al di là, nel suburbio, vedete che negli anni 30 ancora perfettamente conservata, non in giardino, ridotta a Palazzo di Ludere, poi restaurata di recente tra mille polemiche, e la favorita che era dotata di un grande giardino, e questo che troviamo in un rilievo di Paolo Pozzo che è un veronese siamo in Patria, che è il professore di architettura dell'Accademia Mantovana tra, diciamo, la fine del Settecento, in realtà un progetto, e il giardino che qui registra venne registrata la grande peschiera, che vedete in alto, però già, dice, quasi distrutta, così come le vasche, le fontane ormai interite, ma in realtà, ecco, lo stato attuale lo vedete, quindi sono le villette del geometra, cosiddette, ma è molto interessante questo documento che del 1618 nel quale il responsabile, il suo intendente generale di tutti i giardini ducali, che è un frate minore francescano, ma è soprattutto è un botanico, una semplicista, Zenobio Bocchi, dice che cosa si sta prevedendo di fare alla favorita, cosa vuole il duca alla favorita, una serie di gabbatoi. Il termine non necessita di spiegazione, anche qui si tratta di burle. Eh, sono tutte uguali, tranne i soggetti, sono scimmie, cacciatori, insomma, cioè, tutti quanti spruzzano acqua. Chi si avvicina troppo viene innaffiato. In fondo però, sono 25 già disegnati per il giardino della favorita, e poi però anche altre macchine che eh, consentono la delizia degli occhi, quindi il ballo delle ninfe, ma anche dell'udito, il calpestare dei cavalli, il sonare degli organi, dei pifferi, il canto degli uccelli. Quindi questo ci introduce in un campo a me particolarmente caro, e mi è caro dal momento in cui ho avuto l'occasione di conoscere un grande amico, sparito troppo presto purtroppo, che ci ha lasciato in eredità tra l'altro questo anti-rinascimento che ci ha aperto gli occhi su un mondo diverso, non burcardiano, ma sul mondo dell'irrazionale, pensate le streghe, le fiabe e gli automi cui è dedicato un intero capitolo ottavo. E il 500 vede il proliferare dei trattati sulle macchine, sulle macchine. E ne vedete qui no? i tre più noti, tra l'altro questo straordinario che vedete segnato in rosso con eh, l'anticipazione eh, dell'ipertesto, questa macchina per consultare simultaneamente più libri, questo grande leggio, plurileggio rotante di Agostino Ramelli, Ticinese. Però qui dobbiamo fare dei distinguo, devo dire. Macchine, va bene, tutti i termini termini, intanto un strumentore, un macchinario, eccetera, eccetera, ma tra, eh, uso termini francesi non per caso, vedete tra poco: macchine utiles, macchine utili, e macchine invece plaisant, macchine di piacere, macchine ludiche. Eh, il medio italiano perde la cognizione delle macchine se non sono macchine utili, macchine di cantiere le gru eccetera eccetera non così per quanto riguarda il mondo arabo vi faccio vedere, sono cose note ma questo straordinario trattato di un arabo al jazari sono 50 automi, orologi e macchine per l'abluzione, automi per l'abluzione, concerti come quello che avete in alto alla vostra, alla vostra destra, straordinario. Il più noto è l'elefante orologio, che è stato ormai più volte ricostruito anche come elemento di attrazione. Questo è un grande supermercato di Dubai City. Il mondo di si perde in Italia la memoria di queste eh, macchine, di cui aveva parlato Erone Alessandrino, alcune di quei, di questi, il grande eroe matematico Erone Alessandrino. Però nel 400 si riprende, ecco qua, questo è stato pubblicato e studiato da Eugenio Battisti della moglie, e Gianni Fontana, Gianni Fontana è un padovano, è macchine prevalentemente belliche, ma non solo belliche, anche macchine ludiche. È ruola, cioè la difficoltà di studiare questo testo è che il Fontana si affida a un linguaggio cifrato per non svelare i propri segreti e non l'abbiamo inventato noi, naturalmente i linguaggi cifrati, e questa è la ruota follica fistulae, insomma, semplicemente spiegato sotto nella traduzione, una ruota con mantici che suonano, emettono suoni ritmicamente, come doveva accadere, abbiamo visto zufoli, eccetera, pifferi, anche nelle macchine previste nel giardino della favorita. Più divertente ancora è questa, uno scheletro di legno, di legno colorato, che danza manca una pagina, non l'ho messa e non ci stava ma c'è un'altra pagina che svela meglio il macchinario sotteso che non si vede naturalmente, lo scheletro che si alza, danza, fa le capriole eccetera eccetera finalmente, devo dire, in Italia ecco, si riscopre Il eh, Eroneo Alessandrino con questo testo Giovanni Battista Leotti uno dei architetti più longevi nella storia, 90 anni credo forse anche qualcosa in più dicevo, è, è ferrarese che traduce e illustra e, la, eh, i moti spirituali di Ronaldo Alessandrino e ci aggiunge di suo quattro teoremi, il più noto è quello che vedete in alto a destra, è una macchina da giardino, è un gioco, uso questo termine in senso dire, piuttosto lato, ma io, cioè, per me sono dei giochi anche questi naturalmente, vedete bene che c'è una fontana, spruzzacqua, l'acqua aziona il Ercole che dà dei colpi con la clava sulla testa del malcapitato dragone, il quale emette non fuoco, acqua naturalmente. Ecco qua. E un altro grande personaggio sarà Mondeco francese, Ugonotto, fuggito naturalmente fu fuori i propri confini, perché l'aria non era la migliore, e nel Palatinato realizza l'ortus palatinus che non esiste più, ma contestualmente forse questo è un pochino meno noto, anche un trattato. A mio avviso, importantissimo questo. Già la, devo dire il frontespizio è straordinario, Questa, eh, ecco qua, le macchine, le forze che si muovono a meccanica e le macchine tant utile che utili ma anche macchine ludiche. E qui ho ho messo che sono le prevalenti, devo dire, le macchine ludiche. Questa è la macchina per far muovere e cinguettare gli uccelli, questa che vedete, ancora. Vabbè, questa è una fontana con la figura di Galatea che va avanti e indietro e ruota. Quello è il meccanismo, il meccanismo non doveva vedersi, ecco qua, altre macchine, sempre con gli uccelli che cinguettano, vanno a beccare quello che la mano gli porge, porge loro, scusate, e poi questa giostra, cioè la fontana delle Nayadi, possiamo dire qualcosa di simile. E soprattutto, ecco, la grande attrazione, il grande credo, gioco nel giardino è, o la macchina più strabiliante, l'organo che suona da solo. E l'organo idraulico, queste tavole sono tutte parti dell'organo idraulico, che ha la sua definitiva consacrazione, è poco più tardo, ma con il trattato... È fondamentale la musurgia universalis di Athanasius Kircher. È un gesuita, vive a Roma, questo trattato è nella biblioteca di Johann Sebastian Bach, ben noto anche a Beethoven per dire di quanto conti questa trattazione, ma c'è tutta una parte dedicata appunto all'organo meccanico idraulico. Me ne mostro, non le commento, le commenterò eh, più avanti negli atti, non qui. E questo è un organo dotato anche di altri due automi come vedete, che si muovono. E qui abbiamo l'organo come strumento primordiale, strumento primigenio, a destra, e l'armonia nascentis mundi, l'organo con sei registri, tanti quanti sono, nei ton di giorni della creazione. E con gli organi costruiti, ancora oggi possiamo sentirli suonare, se noi andiamo alla Villa d'Este di Tivoli, sono stati restaurati, in parte ricostruiti, oppure, qui le immagini sono brutte, ma il Quirinale non, non supporta molto, devo dire queste eh, immagini sono bruttarelle, quello del Quirinale. E ancora ci trasferiamo a Salisburgo, qui è pieno, devo dire, di eh, teatrini meccanici, di questi giochi da giardino, diciamo così, il, quello sotto è un vero teatrino, tante figure, che uno si avvicina troppo viene inondato d'acqua da questi piccoli cannoni, sopra abbiamo i, il mugnaio e la mugnaia e eh, sotto invece Perseo sé è Andromeda, tutte figure semoventi naturalmente. Pratolino era noto, qui ho riportato il passo abbastanza noto di... Ehm, di Michel de Montaigne quando visita Pratolino. Pratolino è rimasto molto, non però i giochi, i giochi d'acqua, gli automi, questi non li troviamo più. E andiamo nel, a Marmirolo. Marmirolo è la residenza forse la più nota nel, eh, nel, per quanto riguarda le residenze di campagna dei Gonzaga, vi si arrivava con un grande viale sontuoso, questo non ci fermiamo, ma che è sottolineato da... Eh, nella, nella Ducato Smanto della Galleria dei Catti Geografiche in Vaticano da Ignazio Danti, vedete bene com'è ben marcato ed oggetto anche di un sonetto da parte di, eh, di Torquato Tasso, che a Manto ebbe un soggiorno abbastanza devo dire, eh, piacevole rispetto al normale. Mirolo era quello, ancora nel Settecento, è questo, quindi oggi vedete che non c'è più assolutamente nulla. E quindi abbiamo in realtà più residenze a partire dall'avvio del 400, 1420 quella rossa, la verde è il marito di Isabella che probabilmente voleva anche stare un po' fuori dalle, rispetto alle grinfie della moglie, quindi starsene anche un po' altrove. E infine la grande residenza progettata da Giulio Romano e un contesto di circa 10 ettari di giardino. Ecco qua... Quello che ci resta è la descrizione di un testimone diretto che è Leandro Alberti. Sono due passi che mi hanno interessato in maniera particolare, ovvero anche qui i cannoni che improvvisamente spruzzavano l'acqua addosso ai visitatori e sotto la descrizione è brevissima, ma è dei giardini, bellissimi giardini al plurale, ornati di molte maniere di fruttiferi alberi, con le belle topie, quindi sacomarti, e uva di tante specie. Come illustrare tutto questo, non essendoci più il giardino, utilizzando, scusate, sto andando indietro, eh beh, questi sono giochi d'acqua che ancora possiamo riscontrare, se noi andiamo a Leinat, la villa Borromeo, se non stiamo attenti, o qualche come dire, malintenzionato gestore, no? a me è capitato in Germania, devo dire, non qui, di essere vittima di un fatto giochino, ma, oppure ancora a Elbrun, qui devo dire, bisogna di andare con l'impermeabile perché c'è acqua che viene spruzzata dappertutto quando uno non se l'aspetta. E ancora oggi devo dire una quasi una moda è diventata, no? quella molto, molto interessante, quella di Parigi, un po, più, insomma, un po' più discutibile, questa di Torino, che vi mostro, ma insomma comunque vedete bene che eh, si sì, eh, possono commentare con le frasi di Andro Alberti. Quelle di Parigi, soprattutto nell'estate, è bello, si va lì, si rinfresca, si fa la doccia gratis, in un contesto, direi, quello di un giardino ricreato, appunto, nella, dove era la prima fabbrica della Citroën. Come illustrare? Utilizzando materiali gonzagheschi, disegni di Giulio Romano e eh, eh, arazzi. Andrò molto velocemente per non giocarmi l'ultimissima parte, ma il soggetto è sempre quello: sempre putti che giocano, che si arrampicano su questi alberi ricchi di frutta. E così via. Questo è, un disegno, questo è bellissimo, secondo me, e non sono convinto che fosse per un arazzo. Piuttosto vedo una pergola da giardino con l'andamento a serliana continua, molto cara Giulio Romano. Sotto vedete due esempi di fabbriche con serliana continua a Roma: Villa Lante e il tè, una, una porzione della parciata verso il giardino. E soprattutto poi gli arazzi. Questo è il primo, eh, vedete bene, soprattutto la parte. Destra dell'arazzo con questi putti che vari giochi, alcuni tormentano anche un serpe che vedete, altri eh, si arrampicano, Un tema molto usuale nell'ambito Raffaellesco, quello che vedete è un tondo piuttosto in bianco e nero nella loggia Villa Madama e sotto una stampa del Maestro Del Dado da un disegno di Raffaello. Altri arazzi, diciamo, questo molto mantovano, devo dire, trovo gli aironi cinerini, il luccio nella rete da pesca e l'ambiente d'acqua. E molte maniere di frutta, anche zucche devo dire. Come voi vedete, vengono in mente i tortelli di zucca, ma non sono queste le zucche buone per i tortelli, devo dire. Ecco qua, eh, i titoli sono quelli dati adesso. Ecco, molte, molte maniere di fruttiferi alberi. Troviamo il, il, il melograno, il cotonio, molti tipi di uva. E questo qui si gioca veramente. Sono i putti che giocano con queste palette che mi fanno pensare a un antesignano del gioco molto anglosassone del cricket. Ma questo è un cricket più uno strano, devo dire. E poi abbiamo un'altra serie di razze. Qui non voglio andare a fondo su questo tema, ma c'è un cambiamento di clima: passaggio da un clima pollineo, dall'Arcadia del San Nazaro, un clima dionisio. Qui c'è solo uva, non c'è altra frutta. Uva uguale vino, vino naturalmente con quel che ne consegue. Eccoli qua. E questo è quello che ho scelto come copertina. Un tema che affonda le radici nell'antico: il tema dell'uva, ovviamente è l'unico frutto che si trasforma diventa vino e questo accomuna allora, due culti molto diversi, il culto di Dio e il culto cristiano. Qui, anche qui andiamo velocissimamente con queste immagini, dall'antico questo straordinario vaso in vetro cammeo di Napoli e invece eh, questo è pagano o è quel invece cristiano, il sarcofago di Santa Costanza, o, ma se era proprio santa non lo so, oppure... Nei tempi nostri, nel Cinquecento, abbiamo queste due immagini: Lorenzo Lotto, del laboratorio di Trascore balneario. Sotto c'è la scritta, ovviamente, manca la parte sulla parete con il Cristo con le braccia aperte, i tralci, eccetera. Ma il riferimento eh, proprio scritto no, alla Giovanni: Immagino di Giovanni, io sono vittima dei tracci. Sotto invece è un'immagine che è molto, congenia, molto eh, ovvio, congeniale, quella di Palazzo del Teo a Mantova, con invece un'immagine profana, questi putti che si attorcigliano su questi, e giocano con questi tralci di vite. E arriviamo all'ultima parte, l'ultimissima parte, e questo è un po' singolare, questo progetto per Marmirolo è ancora Bernardino Facciotto, di un ambiente per giochi. Lo scrive lui, è pianta di alloggiamenti, gli alloggiamenti sono la parte minore, ma è giochi da farsi a Marmirolo. Ecco qua, in rosso, ho solo trascritto quello che lui annota. Eh. Salone di braccio 81 lungo che significa 37 metri abbondanti per giocarvi al ballone in azzurro più facile, devo dire gioco da racchetta, e in giallo, eh, questo forse può, però no, credo di essere arrivato a qualche ipotesi almeno ragionevole, da tenervi tavoloni da giocare con cagolini. Non vi dirò che cosa sono i cagolini però, eh, solo in sede di dibattito se qualcuno me lo chiedesse. Vabbè, questo era marmirolo, lasciamo perdere. Eh, dove era ubicato, non viene realizzato, ma dove era previsto questo progetto, eh, il professor Portali prima ha evocato il, il, il mio conterraneo se mi è consentito Castiglione. Che tra i tanti eh, attività previste per il Cortegno, è anche il, il gioco del, ballone, del pallone lo dicevo, e il gioco di palla. Quindi se tanta autorità lo ammette, ovviamente, il Baldassarre Castiglione. Queste... Le ho messe perché mi piacciono, però in realtà con Marmirolo non si, sono giochi all'aperto. Uno notissimo oggi, devo dire, molto peggio di come lo vediamo già qui, molto degradato, quello di destra, dei giochi Borromeo. L'altro meno nota, questo eh, testo in realtà di orazioni, ma con questo gioco, che prevede l'uso di questo, tanto con l'impugnatura a due mani, proprio come nel baseball contemporaneo, anche questi, devo dire, sono giochi all'aperto. Queste immagini sono tornate con Genève, generale, mi occupato temporisivamente del tema del labirinto, del giardino labirinto, eccetera. E sul fondo vedete un campo da gioco, si gioca con questi bastoni ricurvi che eh, fanno pensare a una specie di hockey, ma insomma, non so che dire, che è ribadito anche in quest'altra immagine. Deve, qui abbiamo in realtà due campi da gioco, l'ho ingrandito no? di nuovo con quei bastoni e qui veniva un po' più gioco delle bocce, come oggi con questo campo allungato. E in realtà c'è un altro gioco ancora, a cui eh, Antonio Scaino da Salò dedica quasi per intero il trattato, ed è il gioco della palla col bracciale, col bracciale. molto praticato, nel, dal Cinquecento in avanti, ancora oggi, qui siamo tra Verone e Mantua, dove eh, si gioca i tornei di tamburello, quindi il gioco è quello, sostanzialmente, e, ecco qua. L'immagine che mi interessa di più è questa, dal Castello Estense di Ferrara, perché mi dice che si poteva praticare anche al chiuso. Vedete bene, questa immagine non è una gran pittura, lo dico Settevecchi, fa quello che può, anche se c'è la sovrintendenza del bastianino. E poi abbiamo, ecco qua, questo è il più facile, andiamo velocemente, è il gioco della pallacorda. corda. Questo è ritenuta la più antica immagine per quanto riguarda il gioco, anche qui c'è un labirinto. Ma in primo piano c'è un campo di gioco in cui si sta giocando, proprio una partita di pallacorda. Mi interessa di più questa, un po' più tarda, però qui si gioca al coperto, primo. Secondo, c'è una specie di loggia-tribuna per gli spettatori, che è quello che prevede il facciotto, che è quello che rivedete in alto e nel dettaglio, e che era anche nel gioco del Louvre, della pallacorda al del Louvre, oppure anche in quell'incisione francese che vedete alla vostra sinistra. E arriviamo alle ultime immagini. Questa qui eh, si sarebbe da spendere molto tempo ma non c'è, porta un titolo, questo dipinto. Non so da quanto tempo, che nel museo di Rouen è, è La festa nel giardino del Duca di Mantova. Quindi si pone il problema: è un giardino del Duca di Mantova o, eh, o il Frank se l'inventa li Era amico di Rubens e Rubens qualche trascorso mantovano ce l'aveva. Non ho notizie però, che sia mai venuto a manto. Sinceramente, io non credo che sia un giardino reale, ma al di là di questo, però. In questa sede mi interessa perché se vado a vedere da vicino che cosa accade in quella loggia che noi vediamo nell'edificio che fa da quinta a sinistra, ecco che cosa accade. C'è un gioco da tavolone. Il tavolone è un biliardo, la risponde e quel signore ha la posa tipica di chi sta giocando a biliardo. I cagolini, per ragioni ripeto, che non zelo, sono nient'altro che biglie, palle rotonde, sono corpi sferici. E allora divertimento per divertimento, completato il progetto del facciotto, eccolo qua. Con i giochi presunti, veri sicuramente per la parola o ipotizzabili con buon margine di ragionevolezza, il gioco del biliardo. È rimasto tra le righe non ne parlo assolutamente perché per non andare oltre i tempi che il giardino abbiamo parlato di giardini, sia pure così a latere, ma il giardino era sotto il teatro del gioco forse più praticato, che era il gioco D'amore il gioco del corteggiamento. E riprendo allora questa immagine di Adrian Collert ingrandendo il primo piano. Queste sono scene d'amore, scene di corteggiamento, il che accade anche nel dipinto di Sebastian Branx, anche qui, un ingrandito. È chiaro, c'è chi sta bevazzando ma chi sta abbracciando, chi se ne sta andando verso il giardino. E poi sopra sono tre tondi notissimi: con quella fontana. E non è una fontana della giovinezza, questo del Desfera. Delle stesse di Modena, sono giovani già all'inizio, sono delle giovani fanciulle svestite e c'è un giovanetto che si sta svestendo per entrare a far parte del gioco. Altri due stanno moreggiando in primo piano l'altra immagine è nota, non sottoleniamo un po' così, devo dire, la, dalla schifanoia da Francesco del Cossa, Trionfo di Minerva, con il giovane signore che infila la mano insomma furtiva nella veste aperta della fanciulla oppure altrettanto, forse ancora più noto, il Pozzo Serrato con il Labirinto e il Giardino. Chiudo con Rubens, non per caso. Siamo in ambiente veronese, in ambiente, e con questo uno dei capolavori, questo Giardino dell'Amore di Rubens, e perché Rubens sappiamo benissimo che tra i suoi maestri non diretti erano già morti, ma aveva eletto i grandi della pittura veronese, Tiziano, Tintoretto e soprattutto il Cagliari, nonché Giulio Romano. Quindi non Veronese, ma in questo caso Roman Mantovano. Ma aveva anche dei trascorsi mantovani importanti, lo sappiamo. Eh, per un po' di anni, devo dire, funge da pittore di corte, ambasciatore, quindi eh, uomo di pubblica relazione e anche procacciatore di qualche bel dipinto, tra cui la eh, Morte della Vergine di Caravaggio. E con questo devo dire, con questa immagine finisco. Grazie. Guardate, sono andato di corsa, ma eh, mi piaceva che farvi vedere queste immagini, poi le commenteremo meglio naturalmente in altra sede, ma intanto. Grazie tanto Paolo per questa rela relazione molto interessante. Adesso disponiamo di alcuni minuti per una discussione generale sopra le relazioni che abbiamo udite questa mattina e ci, ci, se ci sono domande uh, penso che i miei collaboratori Alessandro, forse, forse, per... forse è il caso di far venire qui chi ha parlato questa mattina? Se... Grazie. Grazie. Manca, manca una sedia purtroppo. No, no, aspetta. Alessandro Arcangeli. Gli interventi erano tutti molto stimolanti, ma per limitare, per non invadere troppo il campo, mi limito a una domanda a Gerardo Ortali. Tu hai ehm, introdotto... Il, il tema con una precisazione sulla diversità dei, dei livelli di cultura, come si diceva una volta, e, 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 qui, e quindi poi entrando eh, direttamente nel campo che era italiato, che era quello di, di un gioco d'elite. Eh, però una delle slide. Eh, rappresentava le veglie eh, campestri, mi ricordo di, a, a suo tempo di aver, aver guardato quel testo anch'io, e allora mi, mi chiedevo se eh, non, non mi ricordo qual era il titolo, villanesque, comunque era, era un testo, eh, forse quel, anche quello senese, ma, ma che si riferisce a un contesto altro da quello urbano, eh, o, o che pretende di riferirsi a un, a, una, a un ambiente altro da quello urbano. La domanda è questa: eh, eh, siamo in un territorio che è completamente inventato nel contesto del, dell'Accademia della Sociabilità eh, aristocratico-borghese, eh, oppure non si potrebbero ipotizzare, ti sei posto la questione di che, che rapporti queste veglie abbiano con forme di passare il tempo la sera anche in, una, in ambiente popolare. E qualche qualche tipo, tipo di rimandi, perché anche Barbagli Bar Bar qualche eh, eh, riferimento ce l'ha a questo, a un eh, processi di imitazione reciproca, di transfer culturali tra, tra diversi gruppi sociali. Grazie. Rispondo, rispondo subito, eh, si sente? Eh, certamente mi sono posto questo problema, ti dirò che nel testo scritto che darò eh, comincerò proprio facendo riferimento a una cosa assolutamente popolare di gioco verbale che è tipico poi delle aree venete che è il filò. E il filò, cioè il trovarsi la sera eh, nella stalla al calore degli animali per raccontare al tempo stesso le contadine filano, cuciono, lavorano. Così in sostanza è la stessa, è la stessa logica. Eh, sulle veglie villanesche io ho trovato assai poco, ho trovato assai poco. Quell'immagine credo che sia unica, ma non ho fatto grandi, grandi ricerche. Eh, certamente il gioco verbale è trasversale. A me eh, interessava nell'ambito delle accademie, perché lì eh, maturavano alcuni processi che mi sembravano tipici soprattutto non riuscivo a capire perché queste veglie fossero senesi, perché tutti ne parlano fin da prima dei libri di bargagli come veglie senesi. Evidentemente c'era questa differenza che era legata a un ruolo speciale riconosciuto alle donne. Non so se è questo che mi chiedevi e se posso tenere. voi aggiungere? Poi io devo chiederti qualcosa. Ah, no, per quanto riguarda Siena, eh, ecco, da letterato, eh, la situazione eh, della città all'inizio del Cinquecento vede muoversi l'elite e è il territorio che tu ci hai eh, illustrato eh, questa mattina. Però c'è in parallelo tutto un altro filone che eh, riguarda eh, le classi non tanto subalterne, sono le classi artigiane, insomma ecco, usiamo questo linguaggio per, per capirci. Ci sono organizzazioni analoghe a quelle delle elite che raggruppano i comici artigiani, che costituiscono un, diciamo, un filone che eh, si prolunga per tutto quanto il secolo e dà vita a una consuetudine che è esattamente corrispondente a quella alta. Ci sono artigiani che producono testi comici che vengono rappresentati, vengono stampati e abbiamo all'incirca una trentina di pubblicazioni che raccolgono questi materiali. Quindi le veglie eh, popolari sono una delle eh, modalità attraverso le quali questo settore della vita cittadina senese eh, si eh, manifesta e trova il suo, suo palcoscenico e all'epoca erano abbastanza noti anche fuori di Siena, in particolare a Roma naturalmente dove Chigi, eccetera, insomma, si portavano dietro anche queste figure. Uno dei eh, personaggi del, della prima stagione teatrale cinquecentesca, eh, Niccolò Campani, noto come strascino, è una figura che eh, diciamo, in qualche modo sintetizzava questi due mondi e giocava con una, un gioco, scusate, il bisticcio di allusioni continuo tra l'uno eh, e l'altro. No, no, perfettamente d'accordo anche su questo, di fatti non ho parlato, ma per esempio tanto che tu dicevi mi veniva in mente la Congrega dei Rozzi. La Congrega dei Rozzi è sostanzialmente un'accademia, si chiama Congrega perché è di artigiani, ma fa più o meno le stesse cose. E quando eh, le accademie in Siena vengono vietate dal governo di Cosimo I, mi pare, eh, si crea qualcosa di identico che ha un altro nome sostanzialmente identico, tendenzialmente identico, quindi è verissimo questo, è verissimo. Io ho ritagliato per questa occasione un pezzetto però muovendomi da infidelis in partibus fidelium, che sono quelle di chi studia specificamente queste cose. Invece, io ti chiederei un'altra cosa. Eh, un, mi ha colpito che nelle, nei testi accademici che ho visto eh, non si giochi con i dadi e con le carte. Eh, mentre. I giochi di dadi e di carte finiscono nei giochi verbali, ma non importa niente il gioco delle carte. Importa la figura delle carte o il numero dei dadi. Mi pare che questo possa collegarsi con quella condanna di cui tu parlavi. O mi sbaglio? Questo vale forse anche per Manfred. È troppo difficile. <ride> per le mi limito alla parte accademica. Eh, le accademie... Naturalmente ce n'erano di tantissimi generi in Italia, nel 500 quelle censite sono più di 200 e mh, è un numero eh, esorbitante. Eh, gli stessi eh, letterati italiani si meravigliavano del proliferare delle accademie. Nel 700 Baretti nella frusta eh, accuserà eh, le accademie italiane perché alla fine sono un luogo di inconcludenza. Non è vero perché c'erano accademie e accademie, insomma i Lincei non era proprio un luogo dell'inconcludenza, la Crusca per certi aspetti non lo era, per altri poi lo diventa. Comunque eh, Baretti dice proprio in uno dei primissimi articoli della Frusca, della Frusta in Italia 200 accademie non hanno prodotto niente, in Francia ce n'era una, in Inghilterra ce n'erano un paio. Insomma, è un discorso polemico, ma per dire come eh, il, la quantità eh, fosse eh, impressionante. All'interno di queste accademie che sono fondamentalmente letterarie, perlomeno all'inizio, fino agli anni 40-50 sono quasi esclusivamente letterarie, poi cominciano ad entrare in gioco altre eh, diciamo. Competenze e altri interessi. Naturalmente, nella prospettiva letteraria, è tutto si deve ridurre eh, a parola o viene tradotto in gioco verbale eh, oppure non ha diritto di cittadinanza. Quindi, la pratica del, del gioco, delle carte, degli scacchi era esclusa proprio in, in partenza, non era compatibile con quella uh, visione dell'Accademia. Nel 1603 eh, appare la prima definizione dell'Accademia consegnata all'iconologia di Cesare Ripa. La prese presenta l'Accademia in termini allegorici, ma nella sua definizione, tra l'altro, un trattato sulle Accademie era stato scritto da Girolamo Bargagli. E anche lì, tra Bargagli e Ripa, il discorso è tutto esclusivamente verbale. Non che effettivamente nelle accademie poi magari non, non si desse la pratica, ma non era considerata tale da essere eh, diciamo, eh, presa per, come elemento di identificazione del, dell'istituzione. Questo perlomeno a livello di istituzione. Qualcun altro? Una, azzardo io una piccolissima domanda a Manfred. Hai parlato delle ricadute finanziarie del gioco, del lotto, delle lotterie a un certo punto della pubblicità. Quale, quale funzione ha nella fortuna poi di, di queste forme diciamo, di gioco, di finanziamento, la pubblicità? Ok. La pubblicità eh, esiste solamente per le lotterie e si trovano eh, pubblicità in forma di lettere, in forma di affiche, come ne abbiamo visto eh, dall'inizio del Cinquecento. Una, una logica la lotteria è un gioco dove si è invitato a giocare eh? Eh, le lotterie sono la lotteria è un, un gioco di massa funziona se un, un numero più grande possibile gioca eh, per me è una, una, tutta una nuova logica così. In altro uh, uh, e, e poi uh, uh, quanto riguarda uh, la pubblicità c'è sempre un, un um, si vedono sempre i, i prezzi da guadagnare e col tempo si vedono anche eh, um, ci sono tante lotterie dedicate alle opere pubbliche, alle opere P, alle opere R, si vedono anche uh, um, il fine della lotteria diciamo un, un ospitale una scuola così, così. Dunque, un, un appello uh, di carattere appellativo al guadagno al, allo spirito materiale e, e allo, allo stesso tempo a un uh, è comunque un gioco d'azzardo si, si, si dovrebbe legittimare perché si gioca all'azzardo allora se è dedicata a una cosa pia o a una cosa pubblica meglio fare così la pubblicità ma il più importante è che è la prima, il primo gioco il primo gioco di massa la lotteria e questo è l'importante per me nella storia dei, dei, dei giochi in generale. Eh, eh, le baratterie, certo, erano pubbliche possibilità per, per il pubblico di entrare, come dopo erano i, i, i casinò eh, del 600, del 700, 800. Ma questi erano sempre... sempre limitato, invece per le lotterie si trattava di, di, di attirare un numero più possibile de, della gente di de partecipare, così un po' paradossale, ma intorno al paradosso eh, si sviluppa anche un discorso di legittimazione di, di, di questo genere de, de, del gioco d'azzardo. Ci sono chi, chi dicono sì, Tecnicamente la lotteria è un gioco d'azzardo, ma non è proprio un gioco d'azzardo. Non come gli altri, non come le carte, non come i dadi, dove si, si ha nel momento la speranza del guadagno, l'esito. Di... Si deve aspettare. Non esisteva, sì, esisteva quasi il precursore del Grata Vinci anche le lotterie istantanee, ma erano piccole somme. Allora. Era giustificato fare della pubblicità? Erano le città, le ville, le città, soprattutto le città, le corporazioni. È un fenomeno diffuso, cioè, della... Scusate, è un fenomeno diffuso anche questo della pubblicità? O solo in alcuni casi? Soprattutto nei Paesi Bassi. Conosciamo questo eh, nei Paesi Bassi, conosciamo altre, altre forme della pubblicità, cioè delle lotterie legate alle feste del, del tiro al segno, grande feste internazionale eh, in forma delle lettere inviate in Europa, diciamo Zurigo fa una grande festa del tiro al segno. Il tiro a Senio certo è un, un, un evento, tu, tu parlerai dopo, ma è una grande festa. Invitiamo gente dalla Germania, della Francia, dall'Austria, sì. ma per attirare la gente alla festa facciamo altri giochi intorno a questo tiro e per finanziare questo, queste, quelle grandi feste facciamo una lotteria. Allora anche questo in forma di, di lettere di invitazione ci troviamo, ci sarà una bella lotteria con, con questi, questi prezzi. Grazie. Se non c'è nessun altro... Ci interrompiamo qui. Eh, riprendiamo oggi pomeriggio alle 14.30. Altre cose che devo comunicare? Possiamo dire per i relatori ci vediamo giù 10 per fare una pausa assieme. E invece poi riprendiamo i lavori allora che hai 14.30 allora. Grazie a tutti.